We have a dream. Qui dietro c'è il logo di Radio Zenith. Perché? Perché quando siamo stati a Messina, prima da solo, poi con Grazia Di Michele, abbiamo fatto un casting, diciamo, ci siamo incontrati con tantissimi ragazzi, prima messinesi e poi tutti siciliani, diciamo la nostra interfaccia è stato Radio Zenith, le persone di Teresa, di Giuseppe, e quindi noi abbiamo interagito con Radio Zenith. In quell'occasione abbiamo scoperto dei talenti strepitosi. Uno di questi aveva postato il suo video all'interno del canale Telegram, si chiama Gesuè Pagano, lo abbiamo selezionato, ci ha esibito a Palermo nella prima serata che c'è stata, prima del sindaco Cateno De Luca, che è tutto merito suo perché ama la musica e vuole che Messina diventi città della musica. Ha fatto un brano molto bello e io mi collego in questo momento con Gesuè. Ciao Gesuè. Ciao Red. Come stai? Mi senti? Ciao, benissimo. Ciao, ciao. Allora, sei nella sede di Radio Zenith, quindi... Sì, sì, siamo in studio qui, in collegamento. Questa è la base operativa della radio. Allora, io sono rimasto stupito perché tu hai fatto una canzone meravigliosa, che è poi quella che vediamo, che si chiama Messina Occhi Blu. Mi racconti questa canzone? Messina Occhi Blu è una carezza che ho voluto fare alla mia città, alla mia terra, quindi Messina. E venivo da un viaggio, era il 2019, quindi è un brano che ho scritto nel 2019, istintivamente, nel senso che tornavo da un viaggio che probabilmente non avrebbe avuto nemmeno un sicuro ritorno certo in città, perché ero andato su a cercare un attimo di intraprendere altre strade, anche musicali, ecco. Poi le cose non sono andate per come dovevano andare, quindi si ritorna un po' alla base, rientrando, non so per chi ha mai attraversato lo stretto, quindi rientrando a casa, poi Messina è la porta, no, della Sicilia, arrivando, hai quella sensazione di vedertela arrivare addosso, quindi ho sentito questo abbraccio che mi tornava ad accogliere nuovamente. E io ricordo proprio la cellula, ecco, di partenza è stata la frase che mi è venuta in mente, perché vedendo questa città tornare a me e io a lei, vidi tutto questo traffico di navi, gente, spostamenti e pensai, queste navi così grandi sono più grandi di lei, di questa città. E infatti questa è una frase che poi... immediatamente, subito dopo aver posato le valigie a casa, ho scritto subito il brano. Ah, no, fra l'altro è un brano molto poetico. Secondo me dovrebbe diventare il manifesto di Messina, questo, Beh, io credo che... poi, sai, metabolizzi, perché in 2-3 minuti il brano lo scrivi e poi magari senti anche una sorta di collasso, perché è proprio una fatica, è come un parto in qualche modo. Metabolizzando il brano penso che sia un inno alle proprie origini, quindi va bene per chiunque abbia comunque un legame con le proprie radici. Io parlo di Messina, ognuno potrebbe parlare della propria terra e valorizzare il proprio luogo facendolo con la propria arte, con la propria disciplina, che sia la musica, che sia la cultura, la pittura, il teatro. Penso che sia l'arma principale per poterla veramente far crescere, valorizzare, e soprattutto è una responsabilità nei confronti del proprio luogo d'appartenenza. Senti Gesuè, a me sembra, l'impressione che ho avuto stando a Messina è che ci sia un incredibile rinascimento musicale in questa città. Sì, ma io devo anche... Vabbè, io ti ringrazierei per tutto quello che fai e devo ringraziarti... Ogni tanto va via la voce, Gesuè. Adesso la voce è andata via. Adesso? Adesso va bene, vai, dimmi. Ok, ok. Volevo... non so fin dove sei arrivato. Stavo dicendo che io comunque... ho da ringraziarti per tutto quello che hai sempre fatto, per la musica, per l'arte e per l'informazione in generale, ma soprattutto negli ultimi periodi, nei confronti appunto del mio territorio, io vorrei darti veramente un abbraccio, un grazie infinito, perché mi hai fatto scoprire quello che poi sono i talenti, la sensibilità,
anche musicale, come hai detto tu adesso, un rinascimento che io non sottovalutavo, ma non credevo fosse così denso, così veramente intrinseco, è proprio radicato. E ho scoperto un sacco di ragazzi che hanno voglia di fare, gente che probabilmente se non avesse avuto una possibilità come quella che hai dato tu, Radio Zenith, il sindaco Cateno De Luca, tutta l'iniziativa che avete messo in piedi, probabilmente sarebbero rimasti, soprattutto a seguito del periodo che abbiamo e stiamo ancora, forse ne stiamo venendo fuori, ecco. Non avrebbero avuto il coraggio di venire fuori dalla propria stanza, dalla propria camera, dalla propria cantina, ecco come una volta si poteva chiamare. Quindi sì, sono d'accordo e c'è un'ottima salute musicale a Messina, fortunatamente. Sì, sai che cosa è, Giosuè? Che grazie alla Casa del Musicista, grazie a Radio Zenit, grazie soprattutto al sindaco Cateno De Luca, è stato possibile fare questi incontri. Questi incontri sono stati importanti perché? Innanzitutto perché voi stavate tutti chiusi nelle vostre stanze, facevate i vostri cose e non vi conoscevate neanche, non sapevate neanche che c'erano tanti artisti che facevano musica. E tant'è Esatto. vero che la prima volta che sono venuti eravate tutti con le basi, non tu, perché tu ti sei prestato chitarra acustica, ma gli altri erano quasi tutti con le basi fatti nella loro cameretta, eccetera. E io ho detto, la prossima volta, quando siamo venuti con Grazia De Michele, non più basi, solo musica live. E improvvisamente tutti si sono uniti, hanno cercato musicisti. Cioè, siete usciti allo scoperto, come i funghi dopo Beh, un temporale, spunta tanti, sì, dice, ma dov'era tutta sta roba? Dove eravate? Questo è stato il bello, credo. Cioè, anche dare fiducia, perché ci sono degli artisti, a partire da te, molto validi a Messina, credo in tutta la Sicilia, davvero. ma soprattutto a Messina, perché io l'ho girata alla Sicilia, eh. Io l'ho girata alla Sicilia, ho fatto altri casting, eccetera. Però è soprattutto a Messina che ho trovato un'enormità di talenti incredibili. Sì, tra l'altro, non so se ti ricordi quel giorno, io arrivai per ultimo. Cioè mi esibì per ultimo quel pomeriggio di audizioni, chiamiamole così, perché io ero proprio venuto ad ascoltare i ragazzi, considerando che appunto avrei fatto soltanto un'ottima esperienza d'ascolto e di conoscenza, perché c'è sempre da imparare in qualsiasi circostanza, e perché comunque i tuoi consigli sono sempre preziosi e lo spazio che hai dato a ognuno di loro e quindi di noi era un qualcosa in più che io avrei portato con me a casa, perché entrare nella dimensione, ecco, quello che tu sei riuscito a creare in quei, chiamiamoli, io li chiamerei salotti più che casting, no? Dove ci si scambiava un po' di informazioni. E io tornavo a casa, sarei tornato a casa appunto, e l'ho fatto in effetti, consapevole di quello che poi sono le realtà intime anche del mio vicino, che poi non conosco, perché ho conosciuto tantissimi ragazzi che veramente stanno a pochi chilometri da me, vivono a pochi chilometri da me e producono e compongono delle canzoni bellissime. Quindi bisogna entrare in sinergia l'uno con l'altro Ecco, una di per queste fare ragazze è qualcosa. Amanda Vitale, che era anche Certo, lì, Manda. eccola qua, ciao Giosuè, Messina Occhi Blu dice, poi abbiamo dei siciliani trapiantati a Bristol, i Triad, grandi ragazzi di Radio Zenith Messina, vedi? E quindi bello, Salutiamoli. ecco, Triad, ciao ragazzi, ecco, qui si salutano, Caravaggio Music che saluta tutti, cioè c'è un, secondo me ci sta creando una. Perché ormai, scusa Gesù, tu da quanto tempo fai il cantautore? Allora, il cantautore è dal 2018, nel senso ho proprio scelto fermamente di iniziare questo Perché percorso. prima cosa facevi? Prima musicista, quindi chitarrista nelle band. Ok. Quindi un chitarrista per professione, proprio il mio lavoro ho in studio, arrangiavo, lo continuo a fare, però ho Quindi vivi, dato adesso. ma riesci a vivere di musica tu? Sì, prima lo facevo un po' di più effettivamente, nel senso che è perché il Covid ha un po' bloccato tutto, è perché da musicista riuscivo a guadagnare un po' di più, perché capisci bene che in una band, soprattutto strutturata per eventi privati, per far divertire, allora fortunatamente ho avuto la fortuna e anche la capacità di poter inserirmi e creare realtà musicali molto concrete, quindi ci siamo riusciti a trovare il lavoro facilmente, anche trovando dei compromessi, come puoi ben capire, quindi magari le scelte musicali erano un po' più al servizio di un pubblico vasto, di un pubblico
che magari ha un interesse più al ballare, al divertirsi, quindi le disco, i locali. Sì, siamo riusciti, devo dire, grazie anche alla persistenza, ecco, a vivere di musica. Ancora molti miei colleghi lo fanno. Io ho scelto poi dal 2018 di staccarmi dalle band, dalle realtà delle cover band al cantautore. Bello perché ci sono tanti che si collegano, ad esempio saluti degli Aspic Boulevard, un altro gruppo fantastico. In attesa di io sai, a me piacerebbe molto ospitarvi nei miei programmi, però sai, venire dalla Sicilia a Bologna è un bel casino, è molto lontano. Ma sai che io, se tu lo volessi fare il pensierino, ce lo farei, non me lo farei dire due volte. Vabbè, magari Verrei ci magari a portarti su anche due arancini. No, cavolo. Che tu ami tanto, so. Sì, no, amo quelli che mi hanno portato a mangiare Teresa e Giuseppe là in quel posto. Eravamo con i Triad, tra l'altro, in un posto, adesso non ricordo il nome, che è un posto storico di Messina, che fa 50 tipi di arancini, adesso non lo so quanti ne fa un casino di tipi di arancini, quelli al pistacchio sono una roba spettacolare. Vabbè, ma al di là degli arancini, veniamo noi. Allora, Messina, Occhi Blu, io saluto Gesùè Pagano, cercatelo, cercate il suo video, io intanto ve lo faccio vedere. Questo è Messina Occhi Blu. Sei un disgraziato, Gesùè, perché mi hai mandato la qualità di YouTube. Tu devi recuperare il master originale di quel video lì. Si è frizzato. Gesùè si è frizzato e quindi, come no, erano buonissimi, dicono i Triad, ok? Gesùè è sparito e quindi adesso è... Ciao Gesùè, io saluto un Gesùè che è un fermo di fotogramma, però Messina Occhi Blu è una splendida canzone. Ciao Gesùè! Valigia è sempre aperta e ne sa più di te. Messina tutta vento e foglie, Messina che non dorme. Messina capricciosa e stanca proprio come te. Messina che non cambia mai. Messina solo chiasso e guai. Sue navi grandi, più grandi di lei. Na 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 na. Lo sai, tutte le volte che ritornerai con una semplice scusa. Abbraccia il mare, Messina che non cambia mai, ma che ogni giorno cambia noi. Messina e le sue mani grandi, sempre su di te. Lo sai, tutte le
macchina, i suoi capelli grigi, i grandi occhi. Ritornerai con una semplice scusa per rivederla ancora, ancora. Lo sai che certi posti non li lasci mai. E sì, nei suoi capelli grigi e grandi occhi.